Cari amici e cari amiche, approfitto del video di Jay Tolan, trovate il link del video nella descrizione, che ha fatto le riprese con i raggi infrarossi del volo da Chicago a Las Vegas. Il video di Jay Tolan è incredibile per l'accuratezza delle riprese a lunga distanza, dove si possono distinguere delle vette veramente lontane. Per chi possiede gli occhialini verdi e rossi per vedere in 3D, invito a vedere il video fino alla fine perché quando li indossate vedete in tre dimensioni. Questo video è solo per farvi notare come la realtà viene alterata dai programmi creati dall'uomo, in questo caso Google Earth, che la alterano per portare avanti la narrativa ufficiale che viviamo sul globo. Adesso andremo a mettere un punto di riferimento al minuto 7:22 del video. Il lavoro importante è quello di definire dove si trovava esattamente Jay Tolan nel momento che ha fatto la ripresa. Fortunatamente Jay Tolan ha fornito la rotta del volo che ha permesso di individuare esattamente anche quel punto. Ecco la rotta del volo sopra lo stato Utah. È importante rilevare che l'altezza del volo era di 28.000 piedi, pari a 8.534 metri. E questo è il punto dell'inizio del video che interessa a noi. Qui è stato posto il percorso della rotta direttamente sopra Google Earth e questo è il punto esatto dove si vede l'erosione simile ad un albero che si vede dall'aereo sopra il sud dell'Utah. Bene, adesso andiamo a vedere l'inizio del punto che interessa. Questo è quello che si vede con Google Earth e potete vedere che la posizione è corretta. Ovviamente col software di Google Earth è difficile vedere questa vetta che spunta lontana perché appunto è stato progettato, come ho già anticipato, per fornire la forma dettata dal sistema di conformare i risultati su una sfera. Confrontiamo il filmato vero di Jay Tolan per vedere se la Terra dove viviamo è un globo. Qui su Google Earth è stata impostata l'altitudine esatta di 8.534 metri per vedere le immagini generate dal computer del volo e come potete vedere la curvatura è ovvia e la stessa curvatura si manifesta su qualsiasi volo. Ma nel video di Jay Tolan non si vede nessuna curvatura, non si avvicina assolutamente alle immagini del globo di Google Earth. Ma quello che ci interessa è fermare il video qui, in questo punto, per vedere i tre punti di riferimento. A sinistra c'è la riserva Otter Creek a 70 miglia di distanza pari a 112 km. Al centro c'è il monte Nebo a 179 miglia pari a 288 km e a destra c'è la riserva White Hollow a 40 miglia pari a 64 km di distanza. Invece su Google Earth, la simulazione dello stesso volo, si vede la riserva di Otter Creek a sinistra e la riserva White Hollow sulla destra. Ma si vede solo la punta del monte Nebo spuntare dietro la curvatura e bisogna spostarsi un sacco di chilometri per vedere il monte Nebo come si vede dalla ripresa che ha fatto Jay Tolan. Perché? Perché la Terra non è un globo, è piana. Sul nuovo Canal 104 Plus mi hanno informato che plus deriva dal latino ed è corretto dire plus, anche se l'algoritmo dei lettori automatici leggono plus. Trovate tutte le playlist per le tematiche che più interessano, mentre per i vostri approfondimenti c'è il fornitissimo indice alfabetico con oltre 2.800 voci. E le voci non sempre hanno i nomi dei titoli dei video in quanto servono per individuare meglio l'argomento che si cerca. È sempre a disposizione il libro Il Risveglio, che è a colori solo nel formato ebook. E non dimenticate che collaboro con Canal 104 Plus Telegram. È sempre ben accetto anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Passate momenti sereni, ma non solo per le festività, bensì sempre. Dino.